Tragedia nel pomeriggio a Chignolo Po, un muratore 44enne perde la vita schiacciato da una trave mentre stava ristrutturando il tetto di un casolare. Un crollo improvviso per l'uomo, non c'è stato purtroppo nulla da fare. A Pavia Buffera, durante l'ultimo consiglio comunale attorno al consigliere Fraschini, una frase sciocca apparsa su Facebook nel mirino l'ex ministro Chienge e il presidente della Camera Boldrini scatena furiose polemiche. Chiusura del ponte di Bressana ai mezzi pesanti. Il comune di Mezzanino chiede i danni a provincia e regione. Lo fa con un ordine del giorno approvato all'unanimità ieri sera dal consiglio comunale. Siamo praticamente isolati, spiega il sindaco Zoppetti. Eredità mantica, il giallo legato al testamento, due condanne, tre assoluzioni. Questa è la sentenza emessa oggi dal Tribunale di Vigevano. Secondo il giudice ci fu circonvenzione di incapace ai danni di Giovanna Mantica. Il salame di Varzi è in assoluto il più buono del mondo. A dirlo ai nostri microfoni Oscar Farinetti, uno dei più importanti imprenditori del settore enogastronomico, un riconoscimento prestigioso a uno dei prodotti più apprezzati di casa nostra. Martedì 25 febbraio, buonasera, bentornati al telegiornale di Telepavia Pavia Italia, buonasera come sempre a Chiara Antico. Buonasera e bentornati a Pavia Italia. Lo avete sentito dai nostri titoli, una tragedia nel pomeriggio a Chignolo Po. Un muratore di 44 anni ha perso la vita schiacciato da una trave mentre stava ristrutturando il tetto di un casolare. Si trovava in quella cascina per fare un favore al vicino di casa, un favore che però gli è costato la vita. Un muratore 44enne di Chignolo Po è morto mentre stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione nel sottotetto di un casolare situato all'interno di un cortile in via 25 Aprile, nel centro di Chignolo, quando una trave è caduta colpendolo alla testa e dopo di lei il sottotetto è crollato travolgendo l'uomo rimasto sepolto sotto le macerie. Sono stati i vigili del fuoco ad estrarre il corpo senza vita della vittima, ma il 44enne sarebbe morto sul colpo. A nulla infatti è servito l'intervento dei medici del 118 sul posto con la massima urgenza, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L'uomo viveva nella stessa via 25 Aprile e nel pomeriggio, quando è accaduta la tragedia, si trovava all'interno di quella struttura fatiscente per eseguire lavori e fare un piacere al proprietario dell'immobile, un 79enne, a titolo di amicizia. Quindi quel che sarebbe riscontrato è che non stava prestando l'attività per conto di alcuna azienda. Verranno comunque eseguiti tutti gli accertamenti del caso da parte dell'ASL, che verificherà che siano state rispettate tutte le norme di sicurezza. Saranno invece i carabinieri della locale stazione a chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. La tragedia si è consumata davanti agli occhi allibiti dei residenti, che intorno alle 15.30 hanno sentito il terribile tonfo provenire dal cascinale. Immediatamente è stato lanciato l'allarme, ma per il 44enne non c'è stato nulla da fare. Con lui, all'interno della struttura, era presente un altro uomo, rimasto miracolosamente illeso. Dopo quanto accaduto in paese si è accesa la polemica su quella struttura, fatiscente già da un po'. C'è chi dice insomma che la tragedia poteva essere evitata se intervenuti sul cascinale per tempo. Cambiamo decisamente argomento. A Pavia Buffera, durante l'ultimo consiglio comunale attorno al consigliere Fraschini, una frase sciocca apparsa su Facebook, nel mirino l'ex ministro Chienge e il presidente della Camera Boldrini scatena furiose polemiche. Una rottura totale, non solo con la maggioranza di centrodestra, di cui ha fatto formalmente parte fino a poche ore fa, ma anche con i gruppi di opposizione. L'ultima notte di consiglio comunale lascia in eredità una spaccatura a 360 gradi tra Nicolo Fraschini ed il resto dell'assemblea. Una discussione dai toni accesi, nata ancora una volta da un post scritto su Facebook dal consigliere ex futurista nei giorni scorsi, in cui qualificava con termini poco educati l'ex ministro Chienge ed il presidente della Camera Boldrini. Offese che hanno fatto insorgere i gruppi di opposizione e le associazioni femministe della città, culminate con la richiesta di dimissioni durante la seduta. Presidente, piacerebbe che il consigliere Fraschini tragga le dovute conseguenze e ad esempio questa sera rimetta il suo mandato davanti a questa figuraccia, Mi piacerebbe sapere cosa ne pensa al riguardo il signor sindaco. E Cattaneo non si è sottratto al giudizio, scindendo il piano formale da quello dell'opportunità.
Se le dimissioni spettano solo al consigliere, diverso è il discorso riguardante il piano morale della vicenda, ha spiegato il sindaco, scaricando di fatto Fraschini, vista l'impossibilità nell'ultimo periodo di stabilire un dialogo serio e collaborativo. Posso semplicemente certificare da sindaco che di fatto la nostra maggioranza sarà una partita di un po' di tempo. Questo è certificato, diciamo, dal lavoro, che con la stessa fatica che i consiglieri di maggioranza portano avanti, con lo stesso spirito di responsabilità, da un po' di tempo trovano difficoltà a dialogare con il consigliere Fraschini. E così il consiglio dedicato alla proroga della convenzione con APOLF, l'Agenzia per l'Orientamento del Lavoro, si è trasformato in un vero e proprio regolamento di conti. Ascoltato e ribattuto colpo su colpo Fraschini, nonostante i duri commenti piovuti di addosso da tutte le forze politiche presenti in consiglio. Prima le scuse per la volgarità del post pubblicato sui social network e poi la difesa personale, basata sull'impegno portato avanti negli anni, sulle politiche riguardanti pari opportunità e differenze di genere. Infine la risposta alla richiesta di dimissioni del PD. Che mi stupisce che vengano chieste le mie dimissioni per un fatto oggettivamente secondario su quello che è un impegno di 5 anni, quando sinceramente in questi anni in quest'aula abbiamo visto veramente di tutto. Abbiamo visto accuse di mafia, abbiamo visto accuse di corruzione elettorale, urbanistica allegra, assunzioni pilotate, abbiamo visto veramente di tutto. Accuse pesanti come macigni rispedite al mittente dai consiglieri di Forza Italia. Perché tu vivi sulle cose, tu tiri la pietra e nascondi la mano. Quando ti rendi conto di aver detto delle cazzate come quelle di ieri, vieni qui a chiedere scusa. Non si fa così qualcosa, non si fa così. Insomma, clima infuocato durante l'ultimo consiglio comunale a Pavia. La cronaca chiara ci porta a Voghera. Che cosa è accaduto nella notte? A Voghera, in via Foscolo, dove intorno alle 5 di questa mattina è divampato un incendio che ha distrutto completamente una Renault parcheggiata in strada di proprietà di un cittadino indiano residente poco distante. Ancora incerta l'origine del rogo, se da un lato non sono state ritrovate prove certe dell'origine dolosa, dall'altra il violento scoppio sentito poco prima del divampare delle fiamme ed altre circostanze non permettono di escludere alcuna ipotesi. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri della compagnia di Voghera. Eredità mantica, il giallo legato al testamento, 2 condanne, 3 assoluzioni, questa la sentenza emessa oggi dal Tribunale di Vigevano. Secondo il giudice ci fu circonvenzione di incapace. 3 anni di reclusione per Antonella Gardella e 1 anno per Gianni Bocca. È quanto ha sentenziato il Tribunale di Vigevano nelle scorse ore in merito al processo Eredità Mantica. Giovanna Mantica, morta a 89 anni nel 2010, aveva nominato qualche mese prima del decesso Antonella Gardella come erede universale, diseredando i precedenti beneficiari. Al banco degli imputati erano finiti proprio Antonella Gardella, 46enne agente immobiliare di Mortara, il notaio Paolo Sedino, Gianni Bocca, Giovanna Bocca e Nadia Amisano. La Gardella, accusata di circonvenzione di incapace e appropriazione indebita, si parla di un prelievo dal conto della signora Mantica di 740.000 euro e di un bonifico di 115.000 euro, è stata condannata a scontare 3 anni di reclusione e al pagamento di 1.500 euro di multa. Assolti perché il reato non sussiste, il notaio Paolo Sedino, anche per lui l'accusa era quella di circonvenzione di incapace, Nadia Misano e Bocca Giovanna. Condannato invece alla pena di 1 anno di reclusione e al pagamento delle spese processuali Gianni Bocca, amministratore condominiale, accusato di ricettazione per aver custodito in casa per 1 settimana i 250.000 euro prelevati da Antonella Gardella dal conto di Giovanna Mantica. Il giudice ha inoltre ordinato il sequestro della somma di 249.500 euro. Una notizia a Pavia, nuova sede per il Tribunale di Pavia oltre a quella già esistente. Questa mattina alle 9.30 il sindaco Cattaneo ha visitato con il presidente della Corte d'Appello di Milano Canzio la nuova sede che si trova presso l'ex Pio Istituto Sordomuti, che aveva appunto sede in Corso Garibaldi di fronte al Collegio delle Suore Canossiane di Pavia. Quindi nuova sede staccata per il Tribunale di Pavia in Corso Garibaldi di fronte al Collegio delle Suore Canossiane. C'è stato un sopralluogo questa mattina. Chiusura del ponte di Bressana, un ordine del giorno approvato all'unanimità nell'ultimo consiglio comunale a Mezzanino. Il comune è ufficiale, chiede i danni a provincia e regione.
quando oltrepassare il fiume diventa un'impresa. Disagi, ritardi e costi aggiuntivi per gli utenti. Il comune di Mezzanino, 1500 abitanti sulla sponda destra del Po, chiede i danni a provincia e regione. L'ha fatto con un ordine del giorno approvato all'unanimità ieri sera dal Consiglio Comunale, in cui chiede il ristoro dei danni subiti dai residenti a causa del blocco dei pullman dopo la chiusura del ponte di Bressana ai mezzi pesanti. Siamo praticamente isolati, spiega il sindaco Gianluigi Zoppetti. C'è solo da augurarsi che non accada nulla di grave. Il comune intanto ha invitato i cittadini a conservare i biglietti per poi poter chiedere il rimborso. Al momento, infatti, per raggiungere Pavia, i pendolari di Mezzanino devono prendere l'autobus fino alla stazione di Bressana e da lì salire sul treno che li porterà nel capoluogo. Ma oltre al sovrapprezzo, a volte non riescono nemmeno a tornare a casa la sera. I ragazzi rientrano da scuola alle 15, aggiunge il sindaco, e ieri sera alcuni lavoratori sono rimasti bloccati in stazione a Bressana perché il treno è arrivato in ritardo e l'autobus se n'era già andato. Insomma, un paio d'ore per fare una decina di chilometri, quando va bene. Il tutto nell'attesa della riapertura del ponte della Becca agli autobus di linea, che dovrebbe arrivare entro fine maggio, e soprattutto nella speranza di un ponte tutto nuovo. Con le prossime immagini, Chiara, andiamo a Voghera. Che cosa è accaduto stamattina? Attimi concitati questa mattina, poco dopo le 8 a Voghera. Un incidente si è verificato nella zona di via Scarabelli. Stando alle prime informazioni, per cause in fase di accertamento, un'auto che transitava proprio in quella zona avrebbe urtato una ragazza di 17 anni. Sul posto tempestivo l'intervento del personale medico del 118. La ragazza è stata trasportata al pronto soccorso di Voghera. Fortunatamente non avrebbe riportato ferite di grave entità. In via Scarabelli sono sopraggiunti anche gli agenti della polizia locale per i primi rilievi dell'incidente. L'episodio è avvenuto, come detto, poco dopo le 8 di questa mattina a Voghera in via Scarabelli. E continuano i controlli in stazione da parte della polizia locale di Vigevano. Questa mattina intorno alle 8.30 gli agenti in borghese del nucleo operativo insieme al cane antidroga hanno sorpreso un 28enne di Abbiategrasso mentre dapprima si preparava e poi si fumava uno spinello in tutta tranquillità davanti ai pendolari presenti. Il giovane era seduto su una panchina con la sostanza stupefacente accanto a lui in bella vista. È stato segnalato come consumatore e multato di 400 euro per violazione del regolamento di polizia urbana. La sostanza stupefacente tipo marijuana è stata invece sequestrata. E andiamo a Mortara con un importante blitz antidroga da parte dei carabinieri. In stazione a Mortara era considerato punto di riferimento a cui rivolgersi per l'acquisto della droga. Se vai in stazione chiedi del califfo, a roba buona. Queste le voci che giravano tra gli assuntori di sostanze stupefacenti. Ma ora l'illecita attività del califfo, come tutti lo chiamavano, è stata scoperta dai carabinieri della locale stazione, coordinati dal capitano Rocco Papaleo, dopo un'articolata attività investigativa. Dietro al soprannome califfo si cela l'identità di un uomo marocchino di 58 anni, nulla facente e pluripregiudicato, che aveva trasformato uno stabile abbandonato della Croce Rossa nel suo riparo notturno, arredandolo in un'atmosfera orientale con tappeti, arazzi e narghilè. La sua postazione preferita per la vendita di stupefacenti era proprio la stazione ferroviaria. A lui i militari sono risaliti dopo aver identificato numerosi clienti, tra cui un minore e una neomamma. Quando i carabinieri l'hanno fermato, l'uomo aveva con sé 350 euro in contanti, provento dell'illecita attività, e un'agenda contenente materiale utile per proseguire con le indagini. Il califfo è stato denunciato per produzione, traffico e detenzione di droga e clienti, per lo più italiani, segnalati come consumatori. In particolare si tratta di 3 studenti, tra cui un minorenne, un cuoco, un'organizzatrice di eventi, un disoccupato, 2 operai, un meccanico e un pizzaiolo. Tutti hanno ammesso di aver acquistato la droga dal califfo anche in altre occasioni. 70 grammi inoltre di hashish sono stati sequestrati. E adesso la politica a Pavia, in vista delle prossime elezioni comunali, potrebbe esserci una importante novità a sostegno di Alessandro Cattaneo. Alessandro Cattaneo e Vittorio Poma insieme nella prossima competizione elettorale, un ticket, come si usa dire di questi tempi, che nelle ultime ore ha trovato importanti conferme. Il tempo stringe e dai contatti e di corteggiamenti degli ultimi mesi si è passati alle dichiarazioni ufficiali. È stato proprio Cattaneo a rompere gli indugi, tendendo la mano all'ex numero uno di Piazza Italia. Ago della bilancia alle provinciali del 2011 e uomo di peso ancora oggi nelle dinamiche politiche cittadine.
In un contesto del genere, in cui quindi rivolgo un appello a tutte le forze, le competenze che in città di Pavia ci sono e sono tante, ovviamente anche la figura di Vittorio Poma non ne fa eccezione, e quindi chiedo a lui, ma davvero sollecito tutta la città, affinché per una volta, se si chiede alla politica di cambiare, incominciamo a chiedere dentro a ognuno di noi cosa possiamo fare per cambiare la politica. Un invito esteso a tutte le personalità che abbiano un ruolo di primo piano nella realtà cittadina per provare a mettere in campo un progetto di rinnovamento forte. L'idea è di costruire una squadra civica capace di andare ad intercettare a livello di voto quell'area di centrodestra delusa dalle vicende del vecchio PDL ed ancora indecisa in vista delle prossime comunali. Uno scacchiere in cui troverà spazio Vittorio Poma, che in quelle caratteristiche può riconoscersi senza indugi. Basti ripensare alle vicende del 2011 e a quella voglia mai nascosta di provare a misurarsi in un nuovo centrodestra. Torniamo a Vigevano, la realizzazione del polo calzaturiero, una vicenda quanto mai importante e strategica, e stamattina c'è stato un incontro positivo in comune. Ex Macello si riparte da qui, dalla firma siglata un anno fa tra Comune, Asso Calzaturifici e Fondazione Piacenza e Vigevano per la realizzazione del polo calzaturiero. Il progetto si era bloccato dopo un parere negativo della Corte dei Conti per via di una legge che impediva al Comune di fare da regia all'iniziativa. Questa legge è stata abrogata e quindi si può ripartire senza più intoppi burocratici. Le parti si sono incontrate questa mattina dopo mesi interlocutori e hanno deciso di andare avanti. Il Comune sarà il promotore del progetto, che è stato confermato. Avrà due anime: la realizzazione di un centro ricerca di eccellenza nel calzaturiero e l'istituzione di un'alta scuola di specializzazione sempre nel settore calzature. Di fatto si è perso un anno per via di ostacoli burocratici, che però ora sembrano essere superati. Comune e Fondazione hanno giudicato positivo l'incontro odierno, che sembra quindi fare chiarezza dopo che l'intera operazione sembrava sul punto di sfumare. Da oggi ci si è rimessi al lavoro. Vigevano avrà il polo calzaturiero. Dati importanti per quanto riguarda il lavoro e le irregolarità sul lavoro nel nostro territorio. Un lavoratore in nero ogni 6 controllati, numeri che preoccupano ma che rispecchiano appieno il momento di crisi delle imprese italiane. I dati sono diffusi dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Pavia e si riferiscono all'attività del 2013, più di 900 le aziende controllate dall'ente per un totale di quasi 1900 lavoratori interessati dalle ispezioni, 291 dei quali sprovvisti di un regolare contratto. E a questi si aggiungono quelli che, pur avendo un contratto, non percepiscono lo stipendio o se ne vedono trattenere ingiustamente una parte dai datori di lavoro. Il caso più eclatante è quello di 28 dipendenti di una cooperativa che lavoravano di notte all'interno di un centro commerciale di Pavia, ma che non percepivano alcuna maggiorazione in busta paga, una perdita che andava dai 300 ai 400 euro mensili. La maglia nera per le irregolarità sul posto di lavoro quest'anno spetta al terziario, mentre grazie agli accordi sottoscritti con le associazioni di categoria sono calate quelle riscontrate in agricoltura. Nel 2013 sono state 160 le procedure di conciliazione avviate dalla Direzione Territoriale del Lavoro, con un 80% di accordi raggiunti in commissione per uomini tra i 45 e i 50 anni. Per quanto riguarda i salvaguardati, a fronte di 387 istanze presentate, ne sono state accolte 321 e respinte 66. Un bilancio tutto sommato positivo per l'ente anche dal punto di vista del recupero delle somme contributive evase, che negli ultimi 12 mesi hanno superato i 3 milioni di euro. Allora, Chiara, con le notizie ripartiamo da Stradella. Che cosa è accaduto? Vi segnalo un incidente sulla A21, quindi la Torino-Piacenza, proprio nei pressi dell'uscita di Stradella, dove un camper si è ribaltato terminando la sua corsa fuori strada e prendendo fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pavia e Piacenza, che hanno domato le fiamme. Fortunatamente non si registrano feriti. Una vicenda finita alla ribalta delle cronache nazionali: maxi truffe a banche. Vediamo in che modo il nostro territorio è coinvolto. In manette per maxi truffa ai danni di banche e istituti finanziari anche un vigevanese. Tra 27 arrestati dai carabinieri del nucleo investigativo di Palermo spunta anche il nome di Germano Zanrosso, imprenditore 57enne originario di Vigevano. I provvedimenti restrittivi emessi dal GIP del Tribunale di Palermo sono stati eseguiti in tutta Italia. Zanrosso, insieme agli altri fermati, sarebbe responsabile di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio e la pubblica fede, nonché di riciclaggio di profitti
illeciti. In pratica sarebbe coinvolto in vicende come tentativi di sottrazione di ingenti somme di denaro attraverso l'accesso abusivo ai sistemi informatici degli istituti di credito. Tra le vittime la Banca Monte dei Paschi di Siena. L'associazione voleva aggredire e sottrarre 40 milioni dai fondi della Monte dei Paschi di Siena attraverso l'accesso abusivo al sistema informatico. Un tentativo non andato a buon fine grazie ai firewall dell'istituto bancario. Nel mirino anche diverse società finanziarie e l'INPS. Durante l'operazione denominata Cala S.P.A. sono stati sequestrati beni per oltre 10 milioni di euro. L'imprenditore vigevanese è finito ai domiciliari. A Pavia un questionario no slot distribuito ai commercianti. Sono stati presentati oggi risultati importanti. Per rinunciare alle slot nei propri locali, gli esercenti pavesi vorrebbero complessivamente dal comune agevolazioni per 285.000 euro. A pensarlo è il 74% delle 77 persone che hanno deciso di compilare il questionario sottoposto dal tavolo permanente prevenzione delle dipendenze e dalla Casa del Giovane agli esercenti titolari di locali con slot machine. Una mini intervista per capire il parere dei commercianti pavesi sul contributo da 4.000 euro erogato nei mesi scorsi dal Mezzabarba per disincentivare la presenza delle slot nei bar. Era un risultato questo che forse era da attendere, nel senso che, come dicevamo, in un periodo così di crisi era logico quasi, no? Che il pubblico esercente, titolare di un esercizio pubblico, a fronte di 1.000 euro preferisse magari tenere le slot machine che rappresentano una fonte di reddito al quale è difficile oggi in questo periodo di crisi rinunciare. Una bella iniziativa che ha coinvolto giovani della Casa del Giovane, tavolo permanente prevenzione e dipendenze, una buona maniera di interrogare il territorio, di capire quali sono le necessità, i bisogni per debellare da questa piaga il nostro territorio cittadino. È la zona di Città Giardino, come evidenziato dallo psicologo Simone Feder, quella più alta densità di slot, un'area in cui ben 6 esercizi su 10 hanno al proprio interno delle macchinette mangiasoldi, un fenomeno in continua crescita, l'allarme lanciato da Feder, che coinvolge sempre di più anche i minori. Continuano a scommettere nonostante siano minorenni. Ecco, questo forse va un po' presa in mano la città da parte dei pavesi e bisogna assolutamente che il pavese si prenda cura della propria città. E un'altra piaga anche nel nostro territorio, la violenza alle donne. È stato presentato questa mattina a Vigevano un importante progetto. Donna tutto per te è un progetto pensato per le donne che subiscono violenza sia nella città di Vigevano che anche nel circondario della nostra città. In quest'ultimo tempo noi abbiamo accompagnato anche così senza fare grandi pubblicità perché siamo usciti da poco dopo un anno e mezzo di riflessione e di lavoro, abbiamo già accompagnato una cinquantina di donne e non è cosa da poco tenendo conto del fatto che ce ne saranno senz'altro tantissime che non hanno detto nulla. Momentaneamente noi, in occasione della festa della donna per l'8 marzo, ecco, faremo partire concretamente degli sportelli d'ascolto che saranno presso la clinica, presso l'ospedale civile di Vigevano e presso il centro di consulenza familiare di Corso Torino. Ci sarà la possibilità di avere anche un telefono a cui le donne potranno rivolgersi per avere aiuto, ci sarà anche una mail attivata e naturalmente poi anche per quel che riguarderà l'emergenza ci sarà la possibilità di far sì che le donne possano essere accompagnate e seguite sia dal pronto soccorso e poi inserite nelle varie comunità. Un singolare episodio, Chiara, ci porta a Casteggio. Esatto Francesco, i vigili del fuoco di Voghera nelle scorse ore sono intervenuti proprio a Casteggio per salvare un cagnolino precipitato nella tromba dell'ascensore di un palazzo. La proprietaria, una ragazza di Voghera, era andata a trovare degli amici in via Pirandello, ma nel prendere l'ascensore al terzo piano il suo pincher si è infilato tra la porta e il muro precipitando al pian terreno. Solo l'intervento dei pompieri ha permesso di estrarre il cagnolino dal vano dell'ascensore, fortunatamente vivo. Cambiamo argomento, il Dosso Verde di Pavia, l'istituto che assiste ragazzi affetti da disturbi generalizzati dallo sviluppo. E oggi è stato presentato un progetto molto molto importante. Il progetto è di quelli ambiziosi, creare un campus per espandere le attività del Dosso Verde di Pavia, l'istituto che assiste ragazzi affetti da disturbi generalizzati dello sviluppo. Uno spazio grande fino a 30.000 metri quadrati che ospiti piscina, laboratori, palestre, ma anche un ristorante sociale, una piccola foresteria. L'idea chiaramente nasce da un'esigenza. L'esigenza era comunque di valorizzare questi ragazzi non in un clima di ospedalizzazione, perché questi ragazzi possono veramente dare un valore aggiunto, ma in un clima
giocoso, in un clima familiare, in un clima di, proprio di un campus. E da qui è partita l'idea, grazie all'aggregazione di tutti degli altri genitori, su questo percorso. Un luogo di incontro ma anche di crescita per gli ospiti della struttura. Lo scopo del progetto è garantire un'assistenza e un percorso didattico e formativo ai ragazzi, anche dopo il compimento dei 15 anni, età massima per frequentare la struttura. Sicuramente la riabilitazione e la formazione, quindi continuare a insistere sulle autonomie di quelli più gravi e invece di un reinserimento di quelli meno gravi proprio nella società, sia nell'ambito lavorativo che nell'ambito proprio di interazione. Quindi questi sono i punti focali, assolutamente questi. Oggi l'incontro con il sindaco Cattaneo per chiedere al comune di patrocinare l'iniziativa, una sfida che l'amministrazione comunale si è detta pronta ad accogliere e sulla quale si discuterà nelle prossime settimane. Bisognerà trovare la forma giuridica corretta per individuare le competenze reciproche e pensare a come organizzare gli spazi del campus, ma intanto il sogno di un dopo d'Osso Verde sembra avvicinarsi a diventare realtà. E a Vigevano commercianti uniti nell'associazione Corso Torino c'è per rilanciare appunto questa fetta di città. Noi presentiamo la nostra associazione, abbiamo già fatto delle feste negli altri anni, adesso ci siamo costituiti in modo che siamo riconosciuti. Noi l'amministrazione comunale chiediamo soltanto, come sempre, la collaborazione per la burocrazia. Il nostro obiettivo è far scorrere la gente, tra virgolette scorrere, la gente nel Corso Torino, in modo che possa vedere i negozi e si possa divertire insieme a noi. Corso Torino C'è nasce 2 anni fa da un'idea nata così, per caso, guardando una domenica sera che era un pezzo di strada morto e ci dispiaceva questa cosa. Allora ci siamo messi, un gruppo di amici, e abbiamo iniziato con Corso Torino C'è, la prima edizione. A settembre la cosa ci è piaciuta, è andata bene, è piaciuta anche agli altri, è stata richiesta una seconda edizione. Abbiamo riproposto la cosa a dicembre, poi l'anno scorso abbiamo riproposto Corso Torino C'è per la seconda volta. E la cosa, devo dire, che funziona, piace, diverte noi e diverte anche gli altri. E per noi questa è la cosa più bella. Il salame di Varzi è in assoluto il più buono del mondo. A dirlo non è una persona qualunque, ma ai nostri microfoni a dirlo è Oscar Farinetti, uno dei più prestigiosi e noti imprenditori del settore enogastronomico. Siete, secondo me, tra i posti d'Italia, forse meglio di tutti, che sanno lavorare il pino nero e ottenere dei risultati straordinari col metodo classico. Secondo me è arrivato il momento che dovete imparare a narrare un po' di più le vostre gesta, quello che siete capaci di fare e andarlo a raccontare nel mondo. Abbiamo uno spazio enorme. Enorme, voi che fate soprattutto bollicine, non fate solo bollicine, ma fate anche tante bollicine. Vendere bollicine nel mondo è un po' più difficile, perché questi francesi con champagne hanno piantato un casino, sono stati fortissimi. Tuttavia c'è spazio e l'obiettivo che ci dobbiamo dare noi italiani nel vino è raddoppiare il prezzo medio. Noi esportiamo la stessa quantità dei francesi, facciamo meno della metà del fatturato, perché abbiamo i prezzi proporzionali alla nostra capacità di narrazione. Bisogna imparare un po' da loro. E quindi trasferire la storia, la tradizione, le bellezze del nostro vino, saper raccontare cosa c'è fuori da quel bicchiere, non solo cosa c'è dentro. Ho sentito prima che parlava del salame di Varzi come uno dei migliori al mondo. No, non è il migliore, non è uno dei migliori, è in assoluto il migliore, non vi è dubbio. E il mio amico Stefano Albertazzi, che è di Varzi, me lo spiega ogni anno quando vado insieme a Carlo Impetrini a fare una verticale di salami di quelli straordinari, e me l'ha spiegato bene, l'arrivo dei barberi, tutte le storie, le tradizioni che ci stanno dietro. Il salame di Varzi è in assoluto più buono del mondo. Bisogna raccontarla sta storia, bisogna inventarsi un packaging, bisogna inventarsi un marchio, bisogna andare nel mondo a raccontarlo. Perché pensate, mentre ci sono leader nei prosciutti, leader nelle pancelle, leader nei lardi, vedete Arnà e di Colonnata che si fanno la battaglia, nel salame non c'è un leader. E allora, se non lo fate prima voi, lo faranno i mantovani. La fine della crisi intanto fa bene l'ambiente, no? Perché non si costruiscono più capannonacci, però è anche una roba dalla quale i giovani possono ripartire per crearsi un futuro proprio, e in agricoltura e nella produzione delle eccellenze secondo me il futuro è straordinario e assicurato. Suggerisco ai giovani che mi ascoltano di non passare la giornata con una Red Bull davanti allo schermo del computer per inventarsi nuovi software, ma andare in campagna, tirare fuori un prodotto straordinario, trasformarlo e venderlo nel mondo. Saranno meno di quelli che stanno davanti al computer, ma avranno un futuro migliore.
Un riconoscimento prestigioso a questa frase, questo messaggio da parte di Oscar Farinetti al nostro territorio. Con le prossime immagini diamo conto di una notizia che sta facendo davvero il giro delle agenzie, una notizia curiosa che ci porta a Gravellona Lomellina. Che cosa è accaduto? Un matrimonio alla presenza del sindaco Francesco Ratti, lo vedete, degli sposi, ma anche con una presenza insolita, quella di un gatto. È la gatta sindaco Marina, la gatta sindaco di Gravellona Lomellina, che ha concelebrato le nozze tra Laura e Alessandro, l'amica che appunto divide la sua giornata tra le scrivanie del municipio e il focolare domestico. A chiedere espressamente la presenza del gatto Marina, la gatta sindaco di Gravellona, sono stati gli stessi sposi, entrambi amanti degli animali e volontari in canile. Da anni infatti il comune di Gravellona si è fatto portavoce dell'idea di aprire gli uffici pubblici agli animali ai quattro zampe, e quindi ha indossato la fascia tricolore, ha fatto da testimone agli sposi, figura anche il suo nome nella firma dei documenti ufficiali, ha ispirato anche la torta nuziale. Marina, la gatta sindaco del comune di Gravellona, è stata la coprotagonista di questo matrimonio civile tra Laura e Alessandro. L'animale, lo state vedendo, ha concelebrato la cerimonia assieme al sindaco. Le foto sono tratte dal profilo Facebook di Massimo Rossi, il dipendente del comune che si occupa della gatta Marina. È una notizia curiosa che sta facendo davvero, ecco, vedete le foto, il giro delle agenzie anche a livello nazionale. Chiudiamo però con il buon umore: raccolta differenziata a Vigevano, prosegue il trionfale tour tra le scuole del comico Stefano Chiodaroli. Sulla carta parlare di raccolta differenziata per un'ora, siamo sinceri, potrebbe diventare una palla formidabile, però noi cerchiamo di divertirci per un'ora. Allora, le tre cose da ricordarsi oggi: che non si butta via, che le cose possono diventare altre, ma soprattutto che noi siamo a qualcuno che noi oggi eleggeremo la reginetta dell'isola ecologica. Ci fermiamo per due minuti.